Buonasera a tutti, si inaugura stasera la seconda fase della mostra collettiva dell'Associazione Arte a Livorno e Oltre Confine. Essendo la seconda fase possiamo dire, possiamo fare diciamo un primo bilancio che è senz'altro positivo. Molte persone hanno visitato la mostra e questo ci riempie ovviamente d'orgoglio. Giusto due parole per spiegare qual è lo spirito di questa mostra. Innanzitutto la mostra risponde a quelle che sono le finalità generali dell'associazione, che sono quelle di in qualche modo presentare l'opera degli artisti affiliati, di valorizzarla e di promuoverla. Anche se, ecco, a onore del vero, anche stasera ed anche nella prima fase hanno esposto artisti che magari, ecco, essendo già affermati, non avrebbero bisogno di questa ulteriore vetrina. Ma quello che mi piace sottolineare è che la collettiva dell'associazione costituisce anche occasione per far fare gruppo agli stessi artisti, i quali praticamente non hanno mai occasione di incontrarsi anche fra di loro, se non ecco, a livello privato, a livello personale, poiché l'associazione fa in genere un'assemblea all'anno, che però devo dire non è molto partecipata, e quindi ecco, è motivo per noi di soddisfazione anche vedere il fatto che gli artisti interagiscono fra di loro e stabiliscono relazioni. Sotto questo punto di vista noto con piacere che, ad esempio, stasera sono presenti anche artisti che hanno esposto le proprie opere nella prima fase e che ciò nonostante hanno ritenuto di dover partecipare a questa occasione. Anche per magari salutare amici artisti, nonché mi auguro anche per il fatto di sentire comunque la mostra anche come propria, benché abbiano già esposto la propria opera. Quindi saluto tutti gli artisti e tutto il pubblico intervenuto, tutti i visitatori, e cedo la parola a Mauro che illustrerà alcune iniziative. Grazie a tutti. Allora, lo spirito dell'associazione l'ha ben spiegato mio fratello, che è poi il presidente dell'associazione. Io sono più nella veste di direttore della rivista Arte a Livorno e visto che poi da quando è nata quest'anno, insieme ai primi 3 anni di pittura livornese, abbiamo toccato i 20 anni di editoria, quindi per noi è una lunga presenza e siamo contenti di questo e dobbiamo anche ringraziare sempre, io dico, tutti gli artisti perché se non ci fossero gli artisti non esisterebbero né le mostre né le pubblicazioni d'arte né tantomeno i collezionisti o i galleristi. Quindi grazie a voi se possiamo fare ancora, se possiamo dire e continuare ad andare avanti, nonostante ci sia una crisi economica che ha toccato tutto e tutti. Stasera è anche la presentazione del nuovo numero della rivista, è l'ultimo numero di questo 2015, poi ci rivedremo nel 2016. Attraverso la rivista abbiamo logicamente dato ampio spazio a questo evento e appoggiati anche da un battage pubblicitario importante, perché l'associazione ha uno scopo ben preciso, divulgare il più possibile l'immagine dei nostri artisti. Abbiamo messo in campo tante collaborazioni, queste due mostre sono ampiamente pubblicizzate attraverso il quotidiano più letto in questo momento, che è qui in Livorno, che ha superato di gran lunga il Tirreno. Il Tirreno ormai diventa una cosa cartacea, continua a essere il quotidiano più comprato. Qui Livorno invece è il quotidiano online più letto.
e sono statistiche importanti. Quindi la mostra è stata, come ho detto, ampiamente pubblicizzata attraverso qui Livorno, attraverso la Costa degli Etruschi, attraverso comunque la Nazione, il Tirreno, grazie all'ottimo lavoro messo in campo dalla Galleria in Villa. Quindi sono usciti tantissimi servizi, altri ne usciranno. Noi ne daremo un bel riepilogo nel prossimo numero di questo evento, e quindi è un continuare a parlare dell'associazione, ma più che altro di voi. La presentazione della rivista: l'ultimo numero ha dedicato la copertina a Anchise Picchi, un artista scomparso, un grande artista di Colle Salvetti. Altri servizi sono dedicati agli eventi espositivi da poter visitare in questo fine novembre e dicembre, che sono i consueti appuntamenti natalizi, quelli promossi dalle più importanti gallerie di Livorno e della provincia. Poi abbiamo toccato altri aspetti, l'attività del Museo Fattori, abbiamo dato degli input, ci sono altri artisti presentati come nostra consuetudine, sia viventi che scomparsi, un ampio servizio sulla mostra di Toulouse-Lautrec a Pisa e altri argomenti che vi invitiamo poi a leggere e andare a visitare. Io non direi altro e vi inviterei ad unirvi senza spingere. Facciamo, diciamo, in 7 livelli il brindisi, è una battuta. Ora ci sarà un brindisi per salutare tutti quelli che sono intervenuti e vi ringraziamo ancora per far parte della nostra associazione e ci auguriamo che anche il prossimo anno possiate essere ancora con noi. Le iniziative ci saranno anche il prossimo anno e saranno sempre espositive ed editoriali, e poi ci sarà una sorpresa, ma non la diciamo questa sera. Grazie. Alessandra fa un saluto veloce, anche se non vorrebbe mai parlare, perché a lei piace scrivere, dirà ciao, penso. Ciao. Niente, vi ringrazio questa sera come l'altra volta, mi fa piacere vedervi numerosi e che ci seguiate. Grazie.